ancora evitare? Secondo lei Draghi avrebbe dovuto cercare un incontro prima del 20 o fa bene sapendo che mi pare comunque che ci sia, che sia instradato lo sciopero e sia difficile tornare indietro, fa allora, bene a lasciare il 20? Sono d'accordo che lo sciopero, insomma, il diritto di sciopero è un diritto fondamentale, questo ci mancherebbe, però l'ho trovato assolutamente spropositato, perché l'incontro tra Draghi e i sindacati c'è stato. Ricordiamoci che si parla in maniera specifica degli 8 miliardi della manovra, quindi è inutile, insomma, parlare di altri temi, delle organizzazioni che non c'entrano assolutamente nulla. Cioè, l'incontro è stato puntuale su quel tema. C'è stata un'apertura molto importante da parte del governo, perché ricordiamo che è stata inserita la decontribuzione fino a 35.000 euro dello 0,8 per tutti quanti i lavoratori, quindi l'apertura da parte del governo c'è stata. Ricordiamo anche che, insomma, leggiamo tutti, insomma, mattina presto il Sole 24 Ore, che fa delle ottimi studi e elaborazioni. Insomma, sappiamo benissimo che comunque la rimodulazione delle aliquote IRPEF porta vantaggi non solo ai redditi medi ma anche ai redditi più bassi, e io trovo sempre, l'ho detto anche l'altro giorno in un confronto diretto con Landini, trovo assolutamente sbagliato questa continua divisione tra il mondo delle partite IVA e il mondo dei lavoratori. Perché ricordiamoci che negli ultimi due anni i soggetti che hanno subito maggiormente la crisi economica non sono stati i lavoratori dipendenti, per carità, che hanno avuto le tutele soprattutto nel pubblico impiego, ma sono stati le partite IVA, cioè le piccole partite IVA, e che l'Italia, in Italia il 95% delle partite IVA sono micro aziende in cui c'è quasi la confusione tra il ruolo dell'imprenditore e il ruolo del lavoratore. Cioè, questa è la realtà delle filiere italiane. Quindi questi 5 milioni di lavoratori, dove finalmente c'è un piccolo segnale con la cancellazione dell'IRAP per i professionisti e gli autonomi, ricordiamo 950.000 soggetti, con un piccolo taglio, una rimodulazione di quello scalone che c'era, che c'è ancora, a dire la verità, di 11 punti percentuali dei redditi da 27 a 55.000 euro. Cioè, ricordiamoli i sindacati che i redditi sotto i 15.000 euro pagano un'aliquota media del 4%. Cioè, c'è anche un tema di giustizia sociale anche nei confronti di chi le tasse le paga, perché sotto un certo importo, e questo Dino Pesole lo sa benissimo e lo spiega ogni giorno su Sole 24 Ore, sotto i 10.000 euro nessuno paga le tasse. Questa è la realtà italiana, basta guardare i dati. Quindi l'ho trovata assolutamente fuori luogo, e soprattutto cercare sempre di mettere da una parte gli autonomi e dall'altra parte i lavoratori dipendenti. Sotto i 10.000 euro non si vive. Sotto i 10.000 euro non si pagano le tasse perché non si vive. Sì, certo. Sì, sotto i 10.000 euro c'è una no tax area che è stata aumentata dal governo anche nell'ultimo provvedimento. Sì, però... Cioè, questa è la realtà. Volevo chiedere a...